Termina in parità 1-1 la sfida del Braglia tra Modena e Crotone, vallevole per la 25esima giornata del campionato cadetto. Corini ridisegna la squadra, Parfè fuori per infortunio, panchina invece per Russotto e Ginestra. In campo dall'inizio Correa, Curiale e De Giorgio. Bergodi si affida agli ex Giampà e Mazzarani. In avvio sono i canarini a rendersi per prima pericolosi con un bel colpo di testa di Ciaramitaro che si spegne sul fondo. I rossoblù rispondono immediatamente con Vinto che sempre di testa sul cross perfetto di Gallardo colpisce la traversa a portiere battuto. Ma passano solo 120 secondi e gli ospiti passano in vantaggio. Angolo di Cutolo, Rullo salta per anticipare De Giorgio ma colpisce male e insacca alle spalle del proprio portiere Alfonso. Partita che si mette in discesa per gli uomini di Corini, che cercano di chiudere i conti con il solito Cutolo, bravo ad accentrarsi e calciare di sinistro, con la palla che sfiora il palo alla destra di Alfonso. Nel finale del primo tempo Ciaramitaro subisce un infortunio e dal suo posto entra in campo Giglioli. Nella ripresa i gialloblu si buttano in avanti alla ricerca del pari, Giglioli ci prova con un diagonale che si spegne al lato. Al 25esimo viene gettato nella mischia stanco e pochissimi minuti dopo è proprio lui a dare l'avvio al gol del pari. Cross dalla sinistra di Pasquato, zuccata dell'attaccante, Belek riesce a compiere il miracolo deviando sulla traversa, ma Greco è il più veloce di tutti ed insacca in rete sulla respinta. Secondo gol stagionale per l'attaccante ex Bari. La gara termina con un punto a testa conquistato da entrambe le squadre, che restano appaiate così in classifica a quota 30 punti.